Siamo di nuovo al metodo Iene. Ieri sera è andato in onda un servizio in cui dicono che io sarei contro il plasma iperimmune, per cui entrano dove io sto lavorando, tra l'altro in una struttura privata senza permesso, con una telecamera, ti aspettano dietro l'angolo e ti fanno vedere degli articoli scientifici. La domanda che io mi pongo è questa. Loro dicono che io nel libro li ho attaccati sul plasma iperimmune ed in effetti le Iene mi pare che di cantonate ne abbiano prese parecchie. Stamina, il metodo che si è rivelato altamente inefficace, hanno dedicato questo metodo 21 puntate, ne parlo nel libro. Dopodiché, sul plasma iperimmune, loro spingevano sull'utilizzo del plasma iperimmune nelle forme gravi, cioè fondamentalmente i servizi delle Iene di quel periodo, era gente che purtroppo arrivava veramente disperata all'ultimo stadio, in terapia intensiva gli davano il plasma iperimmune e risuscitava. Non è così. Il plasma iperimmune in quel tipo di pazienti non funziona, lo ha chiaramente dimostrato uno studio italiano che io ho citato che si chiama Studio Tsunami. Dopodiché sono state fatte altre pubblicazioni sul plasma iperimmune in situazioni diverse, dato molto precocemente, nelle primissime fasi della malattia, nei primi 2 o 3 giorni, entro i primi 5 giorni, e lì può avere un ruolo. Dopodiché, attenzione, perché il plasma iperimmune non è, come si viene detto, un farmaco a costo zero, ci vogliono donatori, bisogna organizzare e tutto non è così semplice. Quindi le Iene la devono piantare di fare continue invasioni di campo, si occupino di altre cose, lascino fare i medici e facciano loro il loro mestiere, che è quello evidentemente di fare dell'altro. Quando sono entrati nelle questioni sanitarie, almeno in un paio di questioni sanitarie, hanno preso delle grandi cantonate. Dopodiché, questo modo, questo metodo di inseguire la gente mentre sta lavorando, sinceramente lo trovo veramente di cattivo gusto.